La 14ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli Anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo con l'eccellenza dell'anno innovazione e leadership tecnologia blockchain. Questo premio va a Alphard Technologies. E si parlava proprio prima delle nuove tecnologie e dell'anno 2023 che è stato davvero fortissimo su questo. Per essere la prima startup che ha saputo offrire servizi basati su tecnologia blockchain e smart contract nell'ambito della sicurezza e del trattamento dei dati per la tracciabilità dei processi e flussi documentali, applicando per la prima volta questa tecnologia ai modelli di compliance e alla governance aziendale per la prevenzione di illeciti amministrativi e penali. La complessa attività è stata registrata presso il Benelux Office for Intellectual Property. Complimenti. Siamo in compagnia del dottor Vincenzo Paradiso, amministratore unico di Alphard Technologies, nonché manager dall'esperienza ormai ventennale. Alphard Technologies ha ricevuto un prestigioso riconoscimento come eccellenza dell'anno, innovazione e tecnologia blockchain. Vorremmo sapere da lei come commenta questo traguardo e quali sono i vostri punti di forza. Il traguardo, essendo Alphard una startup creata dalle nostre esperienze imprenditoriali nel settore della sicurezza e nel settore degli affari legali, e reputiamo che sia una bellissima esperienza perché mette a frutto con la nuova tecnologia e seguendo l'innovazione blockchain dei percorsi in ambito amministrativo che oggi noi giudichiamo ancora insufficienti in relazione ai vecchi modelli. Quindi abbiamo intrapreso questo percorso con l'Università di Palermo, creando una piattaforma in ambito amministrativo per avere al massimo la trasparenza e la sicurezza dei dati, così come la blockchain riesce ad assicurare. Dottor Paradiso, in un settore così complesso come il vostro, quali sono le strategie messe in campo per affermare la vostra leadership? Noi abbiamo iniziato in maniera diretta con dei partenariati. Abbiamo costruito e già sperimentato con successo con un ospedale in ambito sanitario, che è l'ospedale Giglio di Cefalù in Sicilia, è un'esperienza eccellente nel settore della sanità, in raccordo sanitario con l'ospedale Gemelli e abbiamo attivato una prima sperimentazione che si è conclusa circa 6 mesi fa in ambito sempre amministrativo nel settore sanitario. Perché questo? Perché le nostre strategie essenzialmente si protraggono nel settore amministrativo, nel settore della sicurezza dei dati e naturalmente a medio-lungo termine guardiamo anche a un altro aspetto importante che è quello finanziario. Adesso passiamo ai progetti e alle sfide per il futuro. Quali obiettivi si pone la Alphard Technologies per i prossimi anni? L'Alphard, il primo obiettivo è andare su scala nazionale, nel settore della sanità, nel settore delle eccellenze medio-grandi italiane, in un settore come può essere quello delle aziende, soprattutto di proprietà di fondi, che hanno bisogno con assoluta certezza di avere delle procedure amministrative garantite e blindate. Soprattutto, ad esempio, noi ci rivolgiamo alle società che sono controllate da Banca d'Italia, sia esse in ambito finanziario, sia esse in ambito della sicurezza e della gestione del trattamento delle banconote del denaro, che è un settore che richiede grande attenzione, anche perché
i privati, io sono consigliere delegato di una società leader in Italia che si chiama Sicur Transport, danno un servizio importante a tutte le banche e a tutti gli istituti finanziari.